Ciao, in questo video voglio presentarti questo mini lab, che è un mini laboratorio che può essere utile a tutti gli sperimentatori di circuiti. È composto da 16 pulsanti e 16 interruttori. Il pulsantino è in parallelo all'interruttore, quindi abbiamo 16 ingressi e 16 LED che sono le 16 uscite. Normalmente cosa si fa? Si usa la breadboard e si mettono i pulsantini e i LED sulla breadboard stessa, a volte con molta difficoltà e con un grande intreccio di fili. Questo mini lab consente di posizionare la breadboard qui sopra oppure di utilizzare quest'area qui mille fori per soldarci direttamente o gli zoccoli o gli integrati, componenti, eccetera, per fare il circuito. Così più o meno come viene l'utilizzo. Adesso ci sono un po' di intrecci perché il Raspberry è fuori dalla breadboard, però se usi ad esempio gli integrati sulla breadboard hai solo i fili che vanno da questi strip ai componenti che ci sono montati sulla breadboard stessa. Altra particolarità è che qui di fianco alle linee della breadboard ci sono le alimentazioni, quindi facendo dei ponticelli qui, qui, qui e qui si può andare a alimentare la striscia più o meno della breadboard. Qui si può scegliere la tensione se 3 o 5 volt su tutti e quattro i lati. A bordo abbiamo anche due potenziometri, un display, un alimentatore collegato direttamente all'USB che alimenta praticamente tutto e un altro alimentatore che genera il 3.3 e un piccolo generatore di segnali. Un'altra particolarità è che i LED e anche gli interruttori si possono collegare al positivo o al negativo. Questi LED qui sono dei LED che all'interno hanno due LED, uno verde e uno rosso, dipende se lo si alimenta con il più da una parte o col più dall'altra. Sono dei bi-LED bicolore. Questo consente di girarli più e meno e usarli con il comune positivo e il comune negativo. Con questi jumper qui si fa tutto. Quindi si seleziona se il LED ha bisogno del comune negativo o del comune positivo, se l'alimentazione deve essere presa qui o all'interno del circuito. Quindi se viene presa all'interno del circuito bisogna chiudere questi jumper qui. Poi ti faccio vedere anche lo schema di tutto questo. Ad esempio, se dobbiamo mettere GND LED, dobbiamo mettere quel jumper qui a meno e chiudere GND. Te lo faccio vedere sullo schema. Questi sono i LED, quindi sugli strip arrivano i comuni. E questi sono i jumper, quindi se voglio il meno comune lo giro lato meno e chiudo questo jumper per prendere il meno dalla breadboard, oppure posso prenderlo esternamente, come è stato fatto qui su Raspberry, che non è stata usata l'alimentazione interna, ma è stata usata l'alimentazione del Raspberry, quindi il Raspberry, che si vede poco, porta l'alimentazione qui e dopo viene riportata qui sul jumper, vedi qui, gli arriva sul meno e sui LED, qui non si vede, qui si vede qui, qui gli arriva un più. Gli ingressi hanno più o meno lo stesso concetto, ogni ingresso ha un pulsante e un interruttore perché a volte è comodo azionare l'interruttore per non tenere il dito sul pulsante, anche perché sono 16 e diventa difficile. E anche qui la resistenza di pull up si può selezionare, qui dove c'è scritto pull, se portarla a positivo o negativo e l'interruttore stesso se portarla a positivo o negativo. Quindi abbiamo tutte le combinazioni possibili a gruppi di 8. Interruttori. 8 interruttori potrebbero andare a positivo con il pull down e gli altri a negativo con il pull up. Abbiamo un alimentatore d'ingresso che è quello che ti dicevo con un fusibile autoripristinante che ci porta il 12 volt che alimenta un altro alimentatore che porta fuori il 3.3. All'uscita dei due DC-DC converter c'è un filtro, un LC con il fusibile, LC è fusibile per filtrare bene l'alimentazione. Questo qui è il circuito del display. E questi qui sono i due trimmer. In descrizione trovi tutti i file del progetto. Su Discord ci sarà la condivisione del progetto per condividere anche i PCB, in quanto questi PCB, avendo una dimensione superiore ai 100x100 mm, vengono a costare un po' di più. Quindi comprarne 5 a testa è sprecato, anche perché verrebbe a costare un pochino. Quindi se riusciamo a dividerci tra di noi i circuiti stampati, uno fa l'ordine di 5 o 10 e poi lo divide alla community, facendogli pagare ovviamente le spese di trasporto e PCB stessi, vediamo un po' come si riesce a gestire questa cosa. Adesso ti faccio vedere come è stato montato. I PCB li ho fatti fare su PCBWay, arrivano sigillati. Questo qui è il PCB del nostro mini lab. L'area mille fori, i LED, il display,
lo spazio per i due alimentatori. Iniziamo a saldare i componenti del display, i transistor, le resistenze. Si inizia sempre dai componenti più bassi, quindi tutti gli SMD, anche l'induttanza. Si salda prima un lato, poi l'altro. Il pulsante liquido è molto comodo per avere una saldatura perfetta. Le resistenze di pull up o pull down dei pulsantini. Le resistenze in serie ai LED. Saldiamo prima un'estremità della resistenza e poi l'altra. Stagno molto sottile. Questo qui è un 60-40, se non sbaglio. Mettiamo gli strip per i tradizionali, vedi che si muovono. Utilizziamo della gomma piuma o qualcosa di morbido, giriamo il tutto e saldiamo dall'altra parte. Come vedi, è più comodo saldare gli SMD che i tradizionali. Pin per pin, facendo attenzione che siano diritti. Dopo averli saldati bisogna controllare che siano diritti, quindi conviene puntare il primo e l'ultimo di ogni strip, girarlo e verificare che sia diritto. Pulsantini adesso li ho infilati e faccio la stessa cosa, quindi giro il tutto e inizio a saldare. Mettiamo gli interruttori allo stesso modo dei pulsantini, che si sono in parallelo al rispettivo pulsantino. La tecnica è sempre la stessa. Se non saremo costretti a metterne uno alla volta, diventa lungo. Per fare questa operazione esistono degli appositi LG. Questi qui sono tutti i jumper, adesso li mettiamo i LED. I LED, avendo i terminali lunghi, conviene puntare un terminale, rasarlo, controllare se sono diritti e poi saldare l'altro. Condensatori, idem. Di solito io saldo un terminale, raso e poi saldo l'altro. Questi qui sono i due DC-DC converter. Questo qui è quello 3-3, quindi dal 5 volt abbassa al 3-3. Questo è uno step down. Invece questo qui è uno step up, tutti e due hanno il prima di regolazione, quindi entra al 5 volt, 5 volt va anche all'altro regolatore. Qui mettiamo i jumperini provvisori pronti alle varie impostazioni. Qui ho messo quelli corti, dopo li ho sostituiti con altri lunghi, il display e il generatore di segnali, che lo metto con uno strip al quale tolgo un terminale, quindi faccio uno sì, uno no, quindi diventa la passo 508, che è giusto il passo della morsettiera. Infilo e poi lo inclino anche, che poi sotto gli ho messo un pezzo di materiale spugnoso. Per questo video è tutto.
Ci vediamo e sentiamo al prossimo video per la prova sotto tensione. Ciao!